Sulla lepre che si deruba i segugi si esibiscono tuttavia in una seguita tanto precisa quanto spedita che spingerà la lepre dal primo frutteto verso le innumerevoli vie di fuga del vignone. Eccovi servito su un piatto caldo e al rallentatore il classico esempio di una lepre che lascia passare il cacciatore e alla volpina attraverso lo spazio aperto quando questi gli volta la schiena. Singolare episodio quest'ultimo che merita un chiarimento. La lepre appena catturata da William aveva, prima che lui sparasse, già una gamba anteriore completamente rotta. Nei ralenti di chiusura il particolare emerge in tutta chiarezza e sta a dimostrare, assieme ad altri che seguiranno, la grande resistenza che questo roditore oppone alle fucilate. Allo scadere del tempo ammesso alla caccia, con diversi contenziosi ancora pendenti con le lepre del Vignone, gli amici chiudono definitivamente le ostilità, congedandosi da questo schermo fino alla prossima edizione di Caccia con i Segugi Italiani.